La nostra presenza, come sempre, ha un significato preciso e concreto, cioè il Centro Studi Lazzati è sempre e comunque presente laddove ci sono dei problemi connessi alla delinquenza organizzata. Vogliamo portare la nostra solidarietà alla gente onesta e laboriosa di San Luca perché vinca concretamente la sua battaglia per l'affermazione della legalità. Veniamo qui per essere di supporto, per essere di sprone e di stimolo per la città che si vuole conquistare il suo codice per l'affermazione dei valori sanciti nella Carta Costituzionale. Noi siamo, la nostra è una mera presenza, non una supplenza o una sostituzione. Speriamo, ed è l'augurio di tutti noi, che la Calabria, considerata terra di mafia impropriamente, la Calabria sia in grado di avviare il suo riscatto socio-economico nell'affermazione di questi valori. Siamo presenti ovunque si parla di legalità in maniera concreta. Non siamo presenti laddove si fanno solo parate contro l'antimafia. Ecco il significato della nostra giornata di oggi e il significato della giornata del 29 in Calabria, prossimo giugno, prossimo 21, per affermare questi valori. Abbiamo talento, estro, fantasia, forza d'animo per scrivere una storia nuova e diversa per la Calabria e i calabresi. Siamo alla chiesa matrice di Platì. Questo pomeriggio abbiamo tenuto un'iniziativa su politica, legalità, competizioni elettorali e legge Lazzati, organizzata dal Centro Studi Lazzati e con l'adesione del PD Calabria. Perché questa iniziativa qui a Platì con il giudice De Grazia? Perché è dai piccoli centri che bisogna ripartire, perché sono una risorsa per la Locride, per la provincia di Reggio e per la Calabria. Non possiamo tenere abbandonati i comuni dell'entroterra, sono una risorsa sui quali dobbiamo investire, perché non ci può essere uno sviluppo di un'area metropolitana come quella di Reggio Calabria se non ripartiamo dai piccoli comuni dell'entroterra. All'iniziativa di oggi ha aderito anche il Partito Democratico Calabrese e l'ambizione del Partito Democratico Calabrese, che è impegnato sui temi della legalità, della democrazia, della buona politica e del riscatto dei piccoli centri, è quello di costituire anche a Platì un presidio di legalità, un presidio politico e dare l'opportunità anche a Platì, alla gente di Platì e soprattutto ai giovani di Platì di organizzarsi e prendere parte attiva alla vita del loro paese. Affinché la Calabria cambi verso è necessario ripartire dai piccoli comuni dell'entroterra. Platì e non solo Platì hanno bisogno dell'aiuto di tutti noi cittadini calabresi, cittadini della Locride, e voglio lanciare un appello oggi qui dalla chiesa matrice di Platì affinché i sindaci della Locride, i cittadini della Locride e della provincia di Reggio Calabria stiano vicino a Platì e a tutti i comuni dell'entroterra affinché anche questi comuni possano svilupparsi. Lo Stato in questi comuni non può vestire soltanto le sembianze delle forze dell'ordine, che svolgono un ruolo sicuramente encomiabile, ma è necessaria un'attività di rilancio politico-sociale affinché si possa vivere finalmente anche a Platì una stagione di primavera.